La cucina è il mobile più progettato di una casa, quello che più di ogni altro deve essere disegnato in base ad uno spazio, ad una composizione, ad un criterio o una necessità funzionale. Noi parliamo di sistemi perché tendiamo ad ampliare la componentistica del prodotto da quelli che sono gli elementi base a una quantità maggiore possibile di componenti utilizzabili sia su un singolo prodotto sia in modo trasversale. Ad esempio su HD23 abbiamo realizzato un sistema che ha tre tipologie diverse di ante, una quantità notevolissima di finiture e più che altro ha 16 oggetti speciali, elementi di connotazione, di caratterizzazione, uno sostituibile all'altro, che possono dare una scelta e una funzionalità differente ad ogni prodotto. La gamma Rossana è già oggi effettivamente molto ampia, andando da quelli che sono prodotti di uso più quotidiano, più comune come HD23, seppur non banali, fino a prodotti assolutamente esclusivi come DC10, la cucina completamente in ottone brunito di Vincenzo De Cottis. Nel prossimo futuro vorremmo affrontare i temi del cucinare, quindi entrare nella parte tecnica della cucina con prodotti decisamente più vicini ad un uso tecnico e l'integrazione della cucina nell'architettura, ovvero il fatto di pensare una cucina progettata sempre più integrata con quelle che sono le strutture di una casa. L'ingresso di Rossana nel gruppo Colombini ha portato dei vantaggi considerevoli. Innanzitutto sinergie, metodo, organizzazione, persone e qualità, risorse umane, naturalmente anche finanziarie. Se vogliamo definire in due termini semplicemente, potremmo dire esperienza ed affidabilità. Il pubblico a cui si riferisce Rossana è un pubblico a tutti gli effetti molto trasversale, molto ampio, probabilmente molto poco definibile in un unico termine. Diciamo che è un cliente che ama la qualità, che desidera un prodotto che possa durare nel tempo, sia da un punto di vista reale che da un punto di vista stilistico, piuttosto lontano da quelli che sono schemi precostituiti o dimostrazioni di status.